Amen. Amen. Potete sedervi. Possiamo realmente avere piena fiducia nel Signore. Come abbiamo letto, laddove la parola è stata predicata, là Dio l'ha confermata. Così è scritto in Marco nell'ultimo capitolo, nell'ultimo verso. E il Signore operava con loro. Operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. E quando pensiamo riguardo a questo, ciò che ha avuto luogo attraverso il ministero del fratello Branham nel nostro tempo, e poi l'uomo di Dio ha detto ciò che Dio ha fatto attraverso il ministero del messaggero, egli lo farà attraverso la Chiesa che ha ricevuto il messaggio e che lo ha creduto. Poi non è più il sistema di un uomo, ma tutto il corpo è incluso e i vari ministeri e i doni saranno manifestati. Siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore e Dio volendo, il primo fine settimana di aprile avremo il nostro quarantesimo anniversario. È stato 40 anni fa, quando abbiamo consacrato questo edificio al Signore e lo abbiamo messo al suo servizio. Ci sono alcuni qui che lo hanno sperimentato personalmente. E io penso qui alle varie epoche in cui Dio è stato così misericordioso ed egli realmente ha condotto ogni cosa sin dall'inizio si può realmente dire l'opera di Dio è stata affidata a lui ed egli si prende cura di ogni cosa ed egli non è mai in ritardo. Ieri l'ho menzionato brevemente. Quante miglia di volo ho fatto durante gli ultimi vent'anni. E se poi pensiamo a tutto il tempo, ai 50 anni, includendo tutti i viaggi, a quante miglia ammontano? E poi al riguardo, tutti i viaggi nei paesi in autobus, in taxi, posso realmente dire in buona coscienza, non ho dato soltanto metà della mia vita al Signore, ma ho dato tutta la mia vita al Signore. Ed ho predicato la parola, e da 62 anni io predico la parola, e da 52 anni predico il messaggio. E come già detto, da 40 anni abbiamo qui questo centro missionario. E quando poi pensiamo come è stato l'inizio. Qui c'è seduto il fratello Alfred Borg. Insieme con la sua cara moglie, la nostra sorella Anita Borg, loro erano seduti qui nel seminterrato e, in modo veramente primitivo, con l'apparecchiatura disponibile, loro hanno battuto a macchina la prima lettera circolare. E tutto ciò che doveva essere fatto, hanno fatto tutto questo in modo veramente primitivo. E quando pensiamo a come Dio ha condotto ogni cosa in modo così meraviglioso e in ogni lingua, pensiamo ai nostri traduttori nelle dodici cabine: pensiamo a tutti i fratelli e alle sorelle che hanno parte. Nel trasmettere il messaggio divino nelle varie lingue. Anche questo l'ho menzionato ieri sera: che il nostro fratello dall'Iran ha dato un resoconto di ciò che accade là, dove egli, per favore alzati in piedi, per favore alzati in piedi. Dio ti benedica in mezzo a noi. La prossima settimana egli andrà in Turchia e ti diamo i saluti in Turchia e anche calorosi saluti a tutti nell'Iran. Il nostro Dio è un Dio fedele ed egli realmente chiama fuori da ogni popolo, lingua e nazione. Il nostro fratello ha ancora problemi con la lingua inglese e tedesca. Egli parla il persiano, sì. Ma internazionalmente è diventato necessario parlare le lingue che sono conosciute in tutto il mondo per trasmettere ciò che il Signore ci ha affidato. Poi oggi abbiamo ancora dei saluti e ancora saluti. Non si può immaginare, forse nessuno di noi può immaginare e comprendere cosa significa per le persone ascoltare la parola di Dio direttamente, di sperimentarla. Qui abbiamo saluti dal fratello Paré da Burkina Faso saluti da Edmonton, Ottawa, da Toronto dal fratello David da, da Palermo saluti dal fratello John da Bucarest saluti da, saluti da Nairobi, saluti da Port Elizabeth saluti dal fratello Cecil saluti da Dr. Bofe e poi speciali saluti da Bashkirien. Chissà dove si trova? Il fratello Smith dice nell'Asia centrale, ai confini degli Urali. E quando si pensa a tali persone qui, il nostro fratello Vladimir Konoflov manda i suoi saluti e chiede che tutta la chiesa venga salutata in tutto il mondo. E poi devo pensare quando ero a Pern negli Urali in una grande conferenza battista, quando ho predicato la parola là, si deve sperimentare in tale maniera come Dio apre le porte e i cuori. Dunque, questa è una zona nella regione del fiume Volga. Poi saluti dalla Moldavia, dall'Ucraina, saluti dalla Russia, dalla Bulgaria. È grandioso che tutte queste persone sono unite a noi. Saluti dal fratello Erve Noel. Saluti dal fratello Lotica, dal dottor Lotica, saluti dal fratello Rashbili, saluti dal fratello Lajos, saluti da Manasse, saluti dal fratello Schofer. Saluti ancora una volta dal fratello Wendell Ellis da Edmonton. Saluti dal fratello John, chiunque possa essere. Sì. Poi saluti dalla chiesa di Somma Lombardo. Chissà dove si trova. Sì. Il Signore conosce i Suoi in tutto il mondo. A Lui sia la gloria per tutta l'eternità. Poi, oggi vorrei che il fratello Kukácica pregasse con noi. Prima che entriamo nella parola da meditare, e permettetemi di leggere qui ciò che Jan Hus. Quali sono state le sue ultime parole scritte a lettere cubitali? Fratello Kukacica, per favore, vieni qui di fronte adesso. Jan Hus ha scritto a lettere cubitali. Prima che egli fosse arso sul rogo nella città di Costanza, prima che egli andasse al rogo, scrisse queste parole: Cercate la verità. Ascoltate la verità, imparate la verità, amate la verità, dite la verità, attenetevi alla verità e difendete la verità fino alla morte. Alziamoci in piedi. Per favore, vieni velocemente anche il nostro fratello per la traduzione, certo. Fratello Friedrich, certamente. Tu certamente. Amen. Venite. Per favore, traduci questa preghiera. Dio ti benedica. Padre Celeste. Ti siamo riconoscenti che possiamo radunarci in questo luogo dove tu raduni il tuo popolo. Benedicici attraverso la parola, la parola che tu hai dato al tuo servitore. Ti ringraziamo che tu hai trovato quest'uomo, che hai benedetto quest'uomo affinché la tua parola possa essere predicata in tutti gli angoli della terra, affinché il tuo popolo possa essere radunato e unito per mezzo del tuo Santo Spirito affinché tu sia lodato e benedetto in ogni luogo. Tu, Signore Gesù Cristo, sei l'unico che è degno di ricevere lode, onore e gloria. E siamo così riconoscenti che possiamo sedere ai tuoi piedi, ascoltando la tua voce e che possiamo amare ogni parola e meditarla nel nostro cuore. Tu metti la brama nei nostri cuori affinché Possiamo essere trasformati e preparati per il giorno del tuo ritorno. Noi vediamo la serietà del tempo in cui viviamo e ti ringraziamo che tu ci hai chiamati. Ti ringraziamo che tu ci hai trovati e che ci unisci attraverso la tua parola e per mezzo del tuo Santo Spirito. A te sia la gloria, l'onore e l'adorazione perché tu solo sei degno. Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto e ti chiediamo di benedire il tuo servitore. Benedici la tua parola nei nostri cuori e nella nostra vita e unisci la tua Chiesa tramite la tua parola e per mezzo del tuo Santo Spirito. Con amore ti chiediamo tutto questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Il tuo nome sia esaltato. La tua volontà sia fatta in terra come fatta in cielo. Ti chiediamo tutto questo nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo degno sei tu, degno sei tu. Potete sedervi. Ripetiamo queste potenti parole ancora una volta. Cercate la verità. Ascoltate la verità. Amate la verità. Dite la verità. Attenetevi alla verità e difendete la verità fino alla morte. Benedetto e lodato sia il nostro Signore, il quale ha detto, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E noi viviamo realmente in un tempo in cui l'errore trionfa in tutto il mondo e la verità è diventata rara e si trova soltanto in mezzo ai veri credenti. E se pensiamo a tutto ciò che accade, cosa dovremmo dire al riguardo? Soltanto ripetere? Ciò che il nostro Signore ha detto già. Quando vedrete accadere tutte queste cose, allora alzate i vostri capi perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Di recente l'abbiamo menzionato che l'unione delle grandi chiese è diventato il tema numero uno anche nella nostra nazione, nella riforma. Qui nel titolo i protestanti dicono queste parole del Papa sono evangeliche. Quando si leggono tutti i titoli a Berlino, la dichiarazione, noi saremo uno, ma non siamo ancora uno. E poi viene la richiesta, ecumenismo adesso. Quando se non adesso? E noi notiamo che la ferita sarebbe stata guarita. La ferita della spada che venne tramite la riforma, la parola di Dio è la spada dello spirito. E se è scritto in Apocalisse che la ferita fu guarita e che ogni cosa viene di nuovo sotto il mantello babilonese, poi l'ultimo discorso dell'attuale Papa, giusto alcune righe qui, tutti lo possono prendere da internet. Il terzo concilio vaticano iniziato con le dichiarazioni di Papa Francesco. Il cattolicesimo è diventato una buona religione adesso. A stento si può continuare a leggere. Poi la verità non è l'assoluto o scritta su tavole di pietra. Per noi la verità è l'assoluto e non è soltanto scritta nella Bibbia, è stata scritta nei nostri cuori. E poi la dichiarazione come la favola di Adamo ed Eva, noi vediamo anche che l'inferno è qualcosa di letterale. Pensate un po' a questo. Adamo ed Eva sarebbero adesso una favola. Questa è stata la più triste realtà, che l'uomo è caduto nel peccato, separato da Dio, abbandonato alla morte. Questa non è una favola. Questo è vero ed è una realtà. Nella stessa maniera, la redenzione è una realtà divina. Il Signore che creò l'uomo fallibile sapeva che egli avrebbe preso la decisione sbagliata. E perciò egli stesso è venuto nella carne e ha compiuto la redenzione qui sulla terra. E perciò è scritto in 1 Corinzi capitolo 15, come in Adamo tutti devono morire. Così tutti saranno vivificati in Cristo. E qui continua. La nostra Chiesa è abbastanza grande per tutti. Per eterosessuali, per omosessuali, per tutti i conservatori, per tutti i liberali, anche i comunisti sono i benvenuti e noi siamo aperti con tutti. Sì, sì, è così. E tutti ascoltano questa chiamata. Tutti devono venire in questa unione politico-religiosa. Tutti devono essere inclusi, ma prima che questo raggiunga la fine, la chiamata fuori deve aver luogo. Voi, popolo mio, uscite, separatevi e non toccate nulla di mondo. E io vi accoglierò e voi sarete come figli e figlie. In questo mondo accadono molte cose. Poi il grande titolo qui, la globale rivoluzione sessuale. Adesso anche questo tema sarà introdotto nelle scuole. Nelle scuole si parlerà dell'omosessualità. Bisogna pensare a questo anche il matrimonio sarà abolito. Ognuno deciderà da sé in che forma vuole vivere. Ma Dio ha introdotto il matrimonio. Dio ha introdotto la famiglia. E perciò... Pensiamo a quando mamma e papà, il nonno e la nonna, quando tutti vivevano sotto lo stesso tetto. Cos'è accaduto sin dalla prima guerra mondiale? Ma cosa è accaduto dopo la seconda guerra mondiale? La decaduta è così grande e perciò lo diciamo ancora una volta. Noi ringraziamo Dio. Questa confusione, tutti questi errori, tutte queste menzogne non ci sono mai state prima sulla terra come ora. Poi, se poi si leggono gli altri articoli in questa rivista d'informazione, come i due papi, il vecchio e il nuovo papa, parlino l'un l'altro. E il nostro cancelliere ha chiesto al Papa come ti sei sentito dopo che hai ricevuto l'infallibilità. L'infallibilità, ricevere l'infallibilità. C'è soltanto uno che è eternamente infallibile, Dio. Ma le persone... Sì. Qui il Papa bacia le ossa di Pietro, otto o nove ossa. È tutto un culto che non ha niente a che vedere con Dio. E vediamo tutte queste cose. E tutta l'umanità è così impressionata. E poi ascoltiamo la parola dell'ora. E siamo così riconoscenti che ci sono persone sulla terra che non vengono trascinati in questo errore, ma sono chiamati fuori. E questa è l'indescrivibile grazia del nostro Dio che sperimentiamo personalmente per grazia. Poi, in relazione a ieri sera, alcuni passi della scrittura sono ancora nel mio cuore. Iniziamo col libro dell'Apocalisse, capitolo 19, dove è scritto che la sposa si è preparata. Noi. Non osserviamo soltanto ciò che accade in Israele, è molto importante, sì. Mr. John Kerry ha detto che entro dicembre ogni cosa deve essere sotto un solo tetto con i negoziati fra i palestinesi. E gli altri insieme a loro e poi sappiamo pure cosa accadrà alla fine al coronamento il trattato il contratto col vaticano e con tutti coloro che hanno già fatto i loro contratti ma qui non entreremo nei dettagli si tratta realmente della chiesa in merito alla sposa dell'agnello in questo tempo ed è scritto in Apocalisse capitolo 19, dal verso 7. Apocalisse capitolo 19, dal verso 7. Rallegriamoci ed esultiamo, e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, scrivi, beati, quelli che sono invitati alla cena di delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio. Tutte le parole di Dio sono vere e soltanto Dio è verace e ogni uomo è un bugiardo. E chi non dice... Ciò che realmente Dio ha detto e ciò che è scritto nella parola, questi ancora mente. Soltanto chi riconosce la verità, soltanto chi viene penetrato dalla verità e che è stato ordinato a credere la verità, questi sarà penetrato dalla verità e non farà mai alcun compromesso e non crederà mai delle favole, ma la nostra fede sarà in ogni punto come dice la scrittura. Andiamo in qualche altro passo della scrittura, specialmente in Matteo capitolo 24. Questo è naturalmente quel capitolo in cui ogni cosa è stata detta riguardo al tempo della fine è ciò che sarebbe accaduto è ciò che realmente accade adesso qui abbiamo realmente come l'abbiamo menzionato molte volte in primo luogo abbiamo il verso 14 Matteo capitolo 24 verso 14 e questo Vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne si è resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. E prima di questo, il Signore aveva già detto nel verso 4, Matteo capitolo 24, verso 4: Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca. La seduzione è decorata con molti passi della scrittura, a destra e a sinistra, che soltanto coloro che sono nati dalla vera parola di Dio, a una vivente speranza, loro guarderanno attraverso questa seduzione e saranno santificati dalla verità. Poi abbiamo qui la speciale ammonizione nel verso 24, Matteo capitolo 24, verso 24. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre se fosse possibile anche gli eletti e poi viene la potente dichiarazione del nostro Signore ecco ecco ve l'ho predetto ve l'ho predetto se dunque vi dicono allora dobbiamo riconoscere noi che crediamo nei segni e nei prodigi non guardiamo ai segni e ai prodigi per noi la parola di Dio è l'alfa e l'omega e dunque noi crediamo che Dio confermerà la sua parola senza giudicare adesso che ne è di tutti gli evangelisti televisivi, di tutti i carismatici. Se non l'avessi visto personalmente insieme al fratello Menat, io sono stato almeno in quattro di queste riunioni, sia in Sud America, sia a Taipei, ovunque possa essere. Tutti dimostrano potenza. E tutti parlano di segni e prodigi. E tutti sono nella dottrina della Trinità e tutti sono nella dottrina del battesimo trino infatti loro sono rimasti in tutti gli insegnamenti sbagliati e pensano di essere grandi profeti e grandi uomini di Dio e siccome i credenti non hanno discernimento pensano che Dio confermi la sua parola ma Dio non conferma la parola a motivo dei falsi profeti Dio conferma la parola nei singoli che la credono indipendentemente da chi la predica ma i falsi profeti si vantano che Dio li conferma. No, Dio conferma soltanto la sua parola, nessun uomo. Egli conferma soltanto la sua parola. Come abbiamo detto riguardo a Marco 16, gli ultimi versetti. Possiamo leggerlo nel libro degli atti. Dio non ha confermato Pietro, Dio ha confermato la parola. Egli conferma sempre la parola. E tutti coloro che credono le promesse di Dio sperimentano Dio. E quando il fratello Alfred Borg ha letto la parola qui, allora è venuto realmente il desiderio nel mio cuore, oh Dio, che sia manifestato oggi in mezzo a noi e ovunque che laddove la tua parola viene ascoltata che possa diventare così e quando cantiamo così qual sono così deve essere e così veniamo e sappiamo precisamente che tutti coloro che sono venuti al Signore non sono mai ritornati nel modo in cui sono venuti i malati venivano guariti, coloro che erano posseduti venivano liberati. Nessuno che veniva al Signore ritornava nel modo in cui era venuto. La parola di Dio era confermata. Coloro che erano legati venivano liberati e gli ammalati venivano guariti e i lebrosi venivano mondati. Ed io desidero da Dio che una simile riunione abbia luogo in questa mattina e che tutti abbiano parte in ciò. Noi crediamo, come dice la Scrittura, abbiamo l'accesso e abbiamo il diritto per la conferma della parola. E oggi insieme chiederemo a Dio che Egli inizi con l'intimo della nostra anima e che possa confermare la sua parola. Poi abbiamo qui, nel verso 27, Matteo capitolo 24, verso 27, le parole del nostro Signore. Infatti, come il lampo esce da l'evante e si vede fino a ponente, Così sarà la venuta del figlio dell'uomo. E poi sappiamo esattamente che il Signore non discende a tappe in un periodo di 40 anni. Il suo messaggio precede la sua venuta. Ma la sua venuta sarà come il lampo che esce da levante e si vede fino a ponente. Così sarà il suo ritorno. E noi ringraziamo Dio anche per questo, che non abbiamo frainteso le dichiarazioni del fratello Branham. E perché no? Perché noi rispettiamo la parola di Dio e crediamo ciò che la Sacra Scrittura dice. E poi abbiamo qui... Nel verso 42, Matteo, capitolo 24, verso 42, vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Poi il verso 45. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? E poi abbiamo l'accesso in quello che deve avvenire prima di Matteo 25. E perché fu detto al fratello Branham non fare il tuo viaggio a Zurigo a motivo di queste cinque riunioni che sono state organizzate? Ma ritorna invece a Jeffersonville e immagazzina il cibo. E poi il Signore ha parlato non soltanto di andare di città in città a predicare la parola, ma di distribuire il cibo immagazzinato, di dire alle persone che viviamo nell'adempimento delle profezie della Bibbia e che tutti coloro che hanno orecchio ascoltino ciò che lo Spirito dice alle chiese. E poi viene direttamente Matteo capitolo 25. Allora, quando tutto quello che abbiamo letto avrà luogo, allora il regno dei cieli sarà come dieci vergini che hanno preso le loro lampade e sono uscite a incontrare lo sposo. Questo è il nostro tempo. Come è certo che abbiamo riconosciuto il tempo e l'ora e il messaggio divino che precede la seconda venuta di Cristo? Così è certo che siamo usciti da tutta la confusione e siamo stati purificati tramite il sangue dell'agnello per essere lavati con il lavacro dell'acqua. Questo è molto importante. È scritto in Efesini capitolo 5 in collegamento col fatto che la Chiesa sarà presentata senza macchia né ruga davanti al Signore. Perché? perché essa non è soltanto lavata nel sangue dell'agnello, ma è purificata e lavata tramite il lavacro dell'acqua per mezzo della parola, liberata da ogni errore. Così come siamo purificati da ogni peccato tramite il sangue, così come siamo stati liberati da ogni cosa ricevendo il pieno perdono, ricevendo la piena redenzione così tramite la parola di Dio e cosa significa fare un bagno non è come una doccia no è un'immersione facendo un bagno immersi immersi nella parola di Dio letteralmente lavati tramite la parola per poi stare quale chiesa irreprensibile, quale sposa davanti al Signore. E con piena convinzione possiamo dire che il Signore nel nostro tempo fa le opere più potenti che sono mai accadute. Al tempo degli Apostoli Paolo ha scritto questo. Nel libro degli atti degli apostoli, capitolo 13, atti degli apostoli, capitolo 13, qui l'uomo di Dio riferisce ciò che accadde in quel tempo e poi si volge a coloro che non lo ricevettero, che si fecero beffe di questo che disprezzarono ciò che Dio aveva fatto all'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento, all'inizio del Nuovo Patto. Qui l'abbiamo in Atti capitolo 13, verso 41. Guardate, o oh sprezzatori, Meravigliatevi e siate consumati perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Noi non lo crediamo perché qualcuno l'ha detto. Noi crediamo perché noi stessi siamo venuti alla fede e abbiamo parte personalmente in ciò che Dio fa. Le persone possono dire molto. Noi vogliamo riferire ciò che Dio fa attualmente in mezzo al suo popolo, per grazia. E questo realmente è disprezzato da tutti. Oh, il fratello Branham, da tutti i grandi carismatici, è disprezzato così tanto. Lo accusano di non aver insegnato la deità in modo corretto, che egli non battezzava in modo corretto, invece di aprire la Bibbia e leggere ciò che la Sacra Scrittura dice riguardo alla deità e ciò che dice riguardo al battesimo. E anche riguardo ad ogni tema biblico. Loro vanno avanti secondo il loro punto di vista e pensano a noi siamo benedetti da Dio e perciò dobbiamo essere nel giusto. E per essere sincero, fratelli e sorelle, quando per la prima volta ho sentito dire al fratello Branham che tutti quelli che sono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in realtà sono battezzati nella Chiesa Cattolica Romana, allora mi sono realmente spaventato. Mi sono spaventato. Ho detto, Signore, tu mi hai battezzato nello Spirito, io l'ho sperimentato e ora ascolto che il battesimo che io ho sperimentato nel 1948 nella chiesa battista, nella città di Sele, non è valido. Ed ho detto, ma tu mi hai battezzato nello Spirito, tu mi hai accettato. E ho ascoltato la predicazione la seconda volta. E sono cadute le scaglie dai miei occhi. E ho saputo, ho saputo che il passo successivo era di andare all'acqua. Il fratello Alfred Borg, mio fratello Helmut Frank e il fratello Smith lo possono ricordare. Dio conferma soltanto la sua parola e tutti gli eletti in ogni denominazione. Se sono predestinati da Dio, usciranno, riceveranno la correzione, si lasceranno liberare dalla maledizione e verranno sotto la benedizione di Dio. È così bello che tutti quelli che sono da Dio ascolteranno la voce di Dio. E il Signore ci parla attraverso la sua parola. E così vediamo qui come Paolo l'ha scritto. Guardate, o sprezzatori, meravigliatevi e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Risaltiamolo ancora una volta. Non raccontato. Noi lo sperimentiamo, sperimentiamo per grazia ciò che Dio fa proprio ora. Poi abbiamo qui, nel verso 45, qui sta scritto, ma i giudei, vedendo la folla, furono pieni di invidia e bestemmiando, contraddicevano. Le cose dette da Paolo bestemmiavano e contraddicevano. Coloro che non credevano non avevano altro da fare se non contraddire, bestemmiare e rigettare. E a coloro che avevano creduto e l'avevano accettato, era stato rivelato loro da Dio. E allo stesso modo è oggi, alcuni disprezzano. Alcuni regettano, contraddicono e gli altri ascoltano, ricevono e accettano, e credono con tutto il loro cuore ciò che Dio ha promesso e ciò che Egli fa. Queste parole qui guardate o oh sprezzatori, ci riporta al libro dei numeri dove degli uomini della tribù di Levi, non persone estranee, ma uomini della tribù di Levi, coloro che erano stati ordinati al ministero, ma che non erano stati ordinati ad essere profeti come Mosè. Mosè aveva una speciale chiamata, non soltanto un ministero in seno all'Assemblea di Israele ma un diretto incarico di andare e di portare il messaggio. Lascia andare il mio popolo affinché mi serva. Mosè aveva il messaggio della chiamata fuori del popolo di Israele. Lascia andare il mio figlio. Lascia andare il mio primogenito. Questo era il messaggio divino. Cosa abbiamo in questo tempo? Perché l'angelo del Signore ha detto al fratello Branham, come a Mosè furono dati due segni. Così anche a te saranno dati due segni. E l'ho detto prima qui, con la sua mano sinistra, egli doveva prendere la mano destra del paziente, doveva capovolgerla affinché si vedesse il dorso della mano e il cancro, il tumore che aveva quella persona apparisse sul dorso della sua mano. E l'angelo del Signore gli disse, di al paziente di non chiudere gli occhi, perché nel momento in cui la guarigione avrà luogo, allora il cancro, il tumore o qualsiasi altra cosa sparirà dalla tua mano. Negli anni 1946, 1947, 1948, quello fu il dono principale che Dio confermava davanti a centinaia di migliaia di persone, in almeno sei città del Canada e anche negli Stati Uniti. Poi venne il secondo dono: che a lui venivano rivelati i segreti del cuore. Ciò che accadeva nella vita di queste persone e i problemi che loro avevano. Più di 1500 volte il fratello Branham ha detto nella preghiera per gli ammalati così dice il Signore perché in visione gli veniva mostrato chi era quella persona, cosa aveva quella persona e ogni volta era corretto al 100%. Dunque Dio è verace, Dio è infallibile e il ministero che gli ha dato ai suoi servitori è stato esercitato sotto la guida dello Spirito Santo tramite l'incarico divino. Dunque siamo riconoscenti, fratelli e sorelle, che nel nostro tempo noi possiamo credere come ha detto la scrittura, non soltanto ciò che accadde al tempo del fratello Branham. Molti parlano del profeta, molti parlano di ciò che Dio ha fatto e rimangono nel passato e non hanno alcun accesso a quello che Dio ha fatto dopo la dipartita del fratello Branham e rimangono aggrovigliati in certe dottrine non bibliche. Parlano del profeta, ma non aprono affatto la Bibbia non sono interessati in ciò che Dio dice nella sua parola. E che ne di noi? Proprio l'opposto. Noi siamo interessati soltanto in ciò che Dio ha detto nella sua parola e questo lo crediamo. E allora entrambi sono corretti, entrambi sono in accordo. Il messaggio che Dio ci ha mandato non è fuori dalla Sacra Scrittura, ma è dentro la Sacra Scrittura. La parola di Dio rivelata dallo Spirito Santo è indirizzata alla Chiesa. Così il nostro Signore... Nel Vangelo di Luca, nel capitolo 10, egli ha dato le indicazioni. Luca, capitolo 10, chi riceve coloro che egli manda, loro ricevono lui. Luca, capitolo 10. Verso 16. Luca capitolo 10, verso 16. Chi ascolta voi ascolta me. Chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato. Il mandato divino è così diretto. Così potente perché accade nel diretto incarico di Dio. Come già menzionato, Mosè, un uomo chiamato da Dio, gli fu detto: togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è solo santo, e il tempo è compiuto. Io sono sceso e ti mando. Perché la promessa che fu data ad Abramo, il tempo è compiuto. Io ti mando adesso per chiamare e condurre fuori il mio popolo. La promessa fu adempiuta. Dopo 400 anni io condurrò il tuo popolo fuori dalla schiavitù. Era l'adempimento di ciò che Dio aveva promesso. E questo dobbiamo evidenziarlo in ogni riunione, che Dio fa ogni cosa secondo la sua parola. E noi abbiamo l'orientamento spirituale nella parola che ci è stata rivelata dallo Spirito di Dio. Poi il nostro Signore ha detto in Giovanni capitolo 13, Vangelo di Giovanni capitolo 13, qui egli parla molto seriamente in merito alla chiamata e al mandato. Giovanni capitolo 13. Giovanni capitolo 13 verso 20 Giovanni capitolo 13 verso 20 In verità e in verità vi dico Chi riceve colui che io avrò mandato riceve me Gli uomini di Dio sono portatori della parola di Dio loro non hanno il proprio messaggio, non hanno la propria dottrina, ma hanno la dottrina di Cristo, la dottrina degli Apostoli, l'originale rivelazione di Gesù Cristo, il nostro Signore. E chi vuole saperlo precisamente può leggere Isaia capitolo 6, ciò che il Signore ha detto qui. Isaia capitolo 6. Qui abbiamo la chiamata dell'uomo di Dio. Isaia capitolo 6. Prima che leggiamo permettetemi di fare questa osservazione. La chiamata divina è sempre collegata a ciò che Dio vuole fare secondo il suo piano. Qui in Isaia capitolo 6 leggiamo il verso 8. Isaia capitolo 6 verso 8. Poi udì la voce del Signore che diceva chi manderò e chi andrà per noi. Io risposi, eccomi, manda me. L'uomo di Dio vide il trono, vide colui che siede sul trono, circondato dagli eserciti celesti, ai quali egli parlò. Dio non ha mai parlato a se stesso e non ha mai parlato ad un'altra persona. Egli parla sempre a coloro che lo circondano, a tutti gli angeli, a tutti i carubini, i serafini. Dunque questa chiamata. Poi udì la voce del Signore che diceva, chi manderò e chi andrà per noi? Io risposi, eccomi, manda me. Geremia capitolo 1, qui abbiamo il mandato dell'uomo di Dio. Geremia, quale profeta chiamato da Dio e confermato da Dio? Geremia capitolo 1 e qui leggiamo soltanto la seconda parte del verso 7. Geremia capitolo 1 verso 7, la seconda parte. Perché tu andrai da tutti coloro ai quali ti manderò, e dirai tutto ciò che ti comanderò. Questo è un mandato divino, una chiamata divina. All'inizio della chiamata divina c'è realmente un mandato divino che il Signore dà a coloro che Egli manda e loro sanno precisamente ciò che devono fare. Poi veniamo al passo meraviglioso nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1. Apocalisse capitolo 1, le potenti e penetranti parole del nostro Signore. L'uomo di Dio era sull'isola di Patmo, esiliato là a motivo della parola di Dio. E qui leggiamo in Apocalisse capitolo 1, verso 1, Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere rapidamente e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. E poi l'Apostolo Giovanni poteva dire o poteva essere detto di lui, il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. E poi la parola indirizzata a noi tutti. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte perché il tempo è vicino. È così potente. Al Signore sia il ringraziamento con tutto il nostro cuore. Il libro sigillato è stato naturalmente aperto. È stato naturalmente aperto. E quanto mi piace pensare a questo che ero insieme al fratello Branham alcune settimane prima dell'apertura dei sette suggelli. Io, il minimo fra tutti, egli mi chiese di predicare al posto suo a Los Angeles. Egli mi chiese di andare dal fratello Hotten a Portland, Oregon, perché egli credeva il messaggio. Ed Henry Martin di Edmonton. Un profeta di Dio ha dato delle istruzioni all'uomo più semplice sulla terra. Ciò che egli voleva che si facesse. E poi la cosa potente. Io devo preparare i bagagli perché il Signore mi ha mostrato in una visione che devo trasferirmi in Arizona. Ed egli realmente vide un vecchio carro in questa visione e vide come metteva tutti i bagagli della famiglia, vide come faceva sedere sua moglie a destra su questo carro e come la voce del Signore gli diceva... Quando toglieranno il recinto della tua proprietà e allargheranno la strada, quello sarà il momento in cui dovrai trasferirti in Arizona. Perché lì io ti parlerò. Io. Io, io sono un testimone vivente. Io ho visto il recinto disteso sull'erba, ho visto le ruspe che salivano e scendevano quando la Union Lane, che è la strada in cui viveva il fratello Branham, fu allargata. E Dio realmente, sin dall'inizio, mi ha dato la grazia non soltanto di ascoltare ma di testimoniarlo personalmente, essendo un testimone oculare, che ciò che il Signore ha annunciato al suo servitore e profeta ha avuto luogo. E per riassumere, diciamo questo, chi di noi avrebbe compreso il libro dell'Apocalisse se Dio non avesse mandato il suo profeta per dirci? Ciò che significavano il primo, il secondo, il terzo e gli altri suggelli. Ad ogni modo, mi sono rallegrato di questo. Qui non abbiamo soltanto delle persone che lavorano qui con noi. Venerdì abbiamo stampato di nuovo in lingua francese il libro sui 22 capitoli dell'Apocalisse è stato stampato qui adesso, è stato rielaborato. Chi avrebbe pensato nel 1974 che un giorno avremmo avuto una nostra casa editrice, una tipografia, che i nostri libri sarebbero stati inviati dappertutto? Chi avrebbe pensato che avremmo avuto tutti questi macchinari qui? Noi guardiamo indietro a 40 anni, guardiamo indietro a 50 anni in cui Dio ci ha aiutati passo dopo passo e per grazia si è preso cura di ogni cosa. Poi questo meraviglioso passo della scrittura nel profeta Malachia e questo deve essere evidenziato ogni volta di nuovo. Ciò che il Signore ha detto qui, Malachia capitolo 3, conosciuto da noi tutti. Malachia capitolo 3, verso 1. Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo tempio. L'angelo del patto in cui prendete piacere. Ecco, verrà, dice l'Eterno degli eserciti. Io e il Signore mando il mio messaggero davanti a me. Quanto spesso l'abbiamo detto, un uomo di Dio non suona la propria tromba, non prepara la propria via, un vero uomo di Dio viene con la parola di Dio ed Egli prepara la via al Signore e per il popolo, affinché il Signore e il popolo siano condotti insieme. E affinché possiamo aver parte in ciò che Dio fa adesso. Poi il passo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 6. Vangelo di Giovanni, capitolo 1, e qui il verso 6: Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Quale adempimento della promessa dell'Antico Testamento? Per favore, fratelli e sorelle, non siate arrabbiati con me. Deve essere detto di nuovo del continuo. In primo luogo, Dio dà delle promesse e quando il tempo giunge, allora Egli le adempie. Come è stato allora, così è nel nostro tempo. Perché come è certo che Dio ha detto, ecco, io mando il mio messaggero davanti a me. Così è certo, Dio ha detto nel verso successivo nell'Antico Testamento, egli ha detto in Malachia capitolo 4, qui sta scritto in Malachia capitolo 4, ecco, io vi mando il profeta Elia. Prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile, Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Una promessa che Dio ha adempiuto nel nostro tempo per grazia. E noi possiamo vedere e ascoltare tutto questo, e possiamo testimoniare tutto questo che è diventato realtà. Nessuno ha bisogno di dirci queste cose. Noi eravamo là quando è accaduto. E anche questo posso dirlo qui per la gloria di Dio, con gratitudine posso dirlo. La grande grazia di essere stato là, di avere sperimentato ciò quando il ministero del nostro Signore si è ripetuto nel nostro tempo. E come Luca 17 è stato adempiuto, quando il Figlio dell'uomo sarà manifestato, quando accadranno le stesse cose che sono accadute al tempo del nostro caro Signore e Salvatore. Per riassumere, diciamo, Dio, ha mandato il suo profeta nel nostro tempo per preparare la via, la via per tornare a Dio. E perciò noi crediamo che c'è soltanto un Dio in cielo e sulla terra, di eternità in eternità. Signore, tu sei il nostro Dio. Salmo 90. E noi crediamo che questo Dio si è rivelato per la nostra salvezza nel suo unigenito figlio. Questa non era una seconda persona. Questo era Dio manifestato in carne, giustificato nello Spirito. E così ringraziamo il Signore per la rivelazione di Gesù Cristo. Voi tutti lo sapete. La deità è il tema principale. E con piena convinzione possiamo cantare e possiamo dire, tu ti sei rivelato a me. E quando il nostro Signore ha detto, nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio voglia rivelarlo. È rivelazione. Rivelazione di... Gesù Cristo il nostro Signore. Allo stesso modo è con il battesimo. L'ho scritto ancora una volta in un piccolo opuscolo, giusto affinché si sappia. Battezzateli nel nome, non in una formula, ma rivelazione che Dio si è rivelato in questo nome del patto del Nuovo Testamento. Yahshua, nella nostra lingua Gesù. Egli si è rivelato. Emanuele, Dio con noi. Chi ha visto me ha visto il Padre. E nel Figlio noi siamo stati riportati nella posizione di figli e figlie di Dio. E c'era bisogno di un profeta per rivelare queste cose. Non una trinità qui e Gesù solo là. No, ma come è scritto, la perfetta rivelazione di Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. Fino alle ultime... Parole, in Primo Corinzi capitolo 15, quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, vale a dire, siedi alla mia destra, non come seconda persona, no, no, ma quale figlio dell'uomo, siedi alla mia destra, finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. E poi viene il trionfo. Poi viene il trionfo dei veri credenti al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E quando tutto questo avrà avuto luogo, allora Dio sarà di nuovo tutto in tutti. Come in tutto l'Antico Testamento, nessun profeta ha detto Padre nostro che sei nei cieli. Non esiste affatto? È impossibile? Non possiamo entrare in questo tema. Ma io posso realmente dire, in lui noi viviamo e ci muoviamo. Per me la rivelazione di Dio è la cosa più preziosa che ci sia. Siamo stati introdotti così in profondità in questo, e tutto il piano di salvezza possiamo vederlo e come giunge adesso a compimento. Per favore ricordatelo: Dio ha mantenuto la sua parola, ha mandato un profeta alla fine del tempo della grazia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore per volgere i nostri cuori indietro a Dio, indietro alla fede di coloro che sono stati mandati da Dio per predicarci la parola. E noi possiamo dire che la Chiesa sarà alla fine come era all'inizio. Un solo cuore, una sola fede un solo battesimo, un solo Dio e Padre, sopra tutti e in tutti. Insieme ringrazieremo oggi il Signore per la parte che ci ha affidato e oggi pregheremo anche per tutti i nuovi arrivati. Che il Signore possa togliere il velo dai nostri occhi e che realmente possiamo vedere. E che possiamo realmente vedere. E come Paolo ha scritto ai Corinzi, il velo è sul loro cuore e può essere tolto soltanto in Cristo Gesù. Perché Gesù Cristo è la vera rivelazione di Dio nella carne. Chi ha visto me ha visto il Padre. Non una Trinità, non un battesimo trino, ma un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Oh, insieme possiamo ringraziare Dio dando gloria al Signore che possiamo vivere adesso. E realmente siamo aggiornati nel regno di Dio in questo tempo che tutti i disprezzatori passino accanto a noi e a ciò che Dio fa adesso, che lo facciano, che passino pure accanto, sebbene abbiano ascoltato ciò che Dio fa adesso. Diciamolo ancora una volta. A meno che lo sperimentiamo personalmente, tramite il sentito dire, nessuno viene aiutato. Noi dobbiamo sperimentarlo personalmente affinché siamo condotti dallo Spirito di Dio in tutta la verità e affinché la parola scritta possa diventare la parola vivente e rivelata. A lui, l'Onnipotente Dio, che ci ha dato una così grande parte in tutto il mondo riguardo a ciò che gli fa attualmente, a lui sia la gloria. Non è stata la vostra né la mia decisione. È stata la decisione di Dio prima della fondazione del mondo. E tutti coloro che sono stati eletti... Prima della fondazione del mondo ascolteranno la sua voce adesso, riceveranno correzione e saranno lavati nel sangue dell'agnello e faranno un bagno nella parola. E tutto ciò che non è scritto nella parola sarà lavato via per essere puri e santi, vestiti di lino fino e risplendente e così avremo parte alla cena delle nozze dell'agnello. Voi tutti siete invitati, e senza di voi non andremo lassù, no, insieme saremo portati lassù. Alleluia! Benedetto e lodato sia il meraviglioso nome del nostro Signore. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo così qual sono. Oggi. Chiediamo al fratello Jean-Claude di venire qui di fronte e cantarci il coro Maranata. Per favore, vieni qui di fronte adesso. Dicano Amen. Amen. Amen, 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 che possa accadere come abbiamo detto all'inizio: ciò che è scritto in Marco capitolo 16, l'ultimo verso, Marco capitolo 16, verso 20. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto. E il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Dite amen. E noi crediamo che Egli è lo stesso? Crediamo che Egli confermerà la sua parola oggi? Non soltanto può confermarla, ma Egli la confermerà per grazia. Insieme pregheremo prendendo il Signore in base alla sua parola. Noi che non raccontiamo storie, che non presentiamo interpretazioni, ma che predichiamo la Sua Santa Parola, abbiamo il diritto che Egli confermi la Sua parola che è stata predicata. Credete adesso, credete con tutto il vostro cuore. Non perché l'abbiamo detto ancora una volta, ma perché il Signore l'ha detto all'inizio e ciò che Egli ha detto all'inizio, questo è valido fino alla fine. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ancora una parola indirizzata a tutti i giovani. Una parola per tutti i nuovi arrivati che non hanno ancora sperimentato la salvezza, che non hanno ancora sperimentato una diretta conversione, che non hanno ancora lasciato del tutto la via larga che conduce alla perdizione, che magari ancora zoppicano qua e là che questo possa essere il giorno che il Signore ha fatto per voi, che ha fatto realmente per noi tutti, per grazia. E anche tutti coloro che non hanno ancora una piena comprensione in merito a quello che Dio ha promesso e in merito a quello che Dio fa proprio ora, che gli possa aprire il nostro intendimento per comprendere la scrittura. E a tutti quelli che credono nel messaggio con tutto il loro cuore, che egli vi dia intendimento. Che il fratello Branham non è stato mandato per stabilire una nuova religione. Egli è stato mandato per riportarci all'inizio. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Dunque indietro all'inizio affinché la fine possa essere come era l'inizio, perché il nostro Signore è l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. Non so se volete venire qui di fronte, talvolta aiuta le persone quando prendono la loro decisione e possono testimoniarlo davanti alle persone. Guardate qui, io vengo al Signore e consacro a Lui la mia vita. Se è così, allora bene, altrimenti pregheremo per voi tutti, ovunque voi siate adesso. Oggi chiederemo al fratello Yuri Kebanik che venga qui di fronte e preghi con noi. E se qualcuno ha nel cuore, se ha realmente in cuore... Di ringraziare il Signore, sentitevi liberi e venite qui di fronte. Cantiamo ancora una volta, così qual sono. Diamo no no no. sol a bifè, sol a bifè. Lo Iuri, per favore, ringrazia il Signore. Puoi anche pregare in lingua russa, Signore del cielo e della terra. Ti ringrazio per la tua verità che tu ci hai rivelato. Tu hai detto, voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E per grazia tu ce l'hai concesso. Noi siamo le persone a cui tu hai parlato. Tu ci hai rivelato la tua parola. E siamo venuti perché tu ci hai chiamato su tutta la terra la tua parola viene predicata la verità viene predicata è il messaggio che tu hai mandato nei nostri giorni ti ringraziamo con tutto il nostro cuore che possiamo vivere in questo tempo e ti ringraziamo che possiamo servirti adesso. Ti ringraziamo per il tuo amore. Tu sei colui che ci hai benedetti, ci hai mostrato la tua via. Benedici, Signore. Benedici il tuo servitore. Facci grazia, Signore, e benedici l'opera. Ti ringrazio per la tua parola. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Ed ora in tedesco. Nostro Padre nel cielo, ti ringrazio Dio. Tu ci hai fatto grazia in tale maniera, Signore. Chi sono io? Chi siamo noi, Signore? Tu ci hai trovati. È stata la tua scelta, Signore. Che possiamo rimanerti fedeli fino alla morte, Signore. Veglia su di noi, secondo la tua promessa. Ti ringrazio per ogni cosa, Padre Celeste. Per le nostre famiglie. Ti ringrazio, Padre Celeste. Benedici mia moglie, tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dove la tua parola viene predicata, lì accade. Tu conosci tutti i bisogni, Signore, tutte le malattie. Ti chiedo ogni cosa amen. nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. amen. Alleluia, amen. Caro Signore, noi tutti siamo venuti a te. Noi crediamo che tu sei presente. Una cara sorella è venuta qui di fronte. Una sola anima ha più valore di tutto il mondo. E ti ringraziamo per la nostra cara sorella. Tu l'hai ricevuta e l'hai accettata. Tu hai perdonato i suoi peccati. L'hai guarita perché per le tue lividure abbiamo ricevuto entrambi salvezza e guarigione tramite il santo sangue che è stato sparso e la vita che era nel sangue è nella schiera riscattata la tua vita eterna la vita divina noi possiamo averla in noi questo è il giorno che tu hai fatto. Conferma la tua parola in tutti. Tu conosci i differenti bisogni, tutte le richieste di preghiera, Signore, tutte le malattie, tutti coloro che sono in difficoltà, Signore. Noi preghiamo specialmente per il fratello e la sorella Kupfer. Preghiamo per tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle, ma in particolare per il fratello e la sorella Kupfer. Sì con loro, Signore, sì con tutti che siano nelle case di riposo o a casa loro, specialmente tutti quelli che non possono più prendersi cura di se stessi che hanno bisogno di qualcuno che se ne prenda cura. Caro Signore, ti chiediamo che tu ritorni presto e noi contiamo sul tuo ritorno nel nostro tempo. Ti ringraziamo per questo, che tu hai aperto i nostri occhi, che l'adempimento delle profezie della Bibbia possiamo vederlo in ogni livello. Ti ringraziamo per tutti coloro che sono venuti per ascoltare la tua parola in questo luogo, in particolare tutti coloro che parlano differenti lingue e che sono pazienti con noi quando cantiamo, anche quando canta la corale come vorremmo poter cantare in tutte le lingue, ma ti ringraziamo che nel nostro cuore possiamo essere in armonia e possiamo darti gloria. La tua chiesa è internazionale. Tu hai detto ad Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Tu hai chiamato fuori da ogni popolo, lingua e nazione. Ci hai riscattati. E hai fatto di noi re e sacerdoti. Alleluia. È un fatto divino. E ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo. Caro Signore, possano le estremità della terra essere raggiunte oggi. Benedici tutto il continente africano. Benedici il nord e il sud America. Benedici tutta l'Europa, l'est e l'ovest. Benedici tutta l'Asia. Benedici l'Australia e la Nuova Zelanda. Benedici ovunque e che sia manifestato che tu sei in mezzo a noi che tu non parli soltanto, ma che tu salvi, tu guarisci, tu benedici e che tu liberi. Ti ringraziamo per la vittoria del Golgotha. Benedici la nostra sorella e sì con lei. Benedici tutti e sì con noi tutti. Ti ringraziamo per questo nel nome santo di Gesù. Alleluia! Amen. Amen! Amen! Potete sedervi per un momento, che Dio ci benedica tutti. Ricordatevi di me, Dio volendo farò ancora alcuni viaggi. Quantunque i fratelli possono collegarsi dappertutto, Tuttavia è qualcosa di completamente diverso se si viene personalmente portando il messaggio alle persone. Dio ha benedetto specialmente nella città di Bangkok, in Myanmar, in Cambogia, in tutti i paesi vicini e gli ha aperto molte porte e i cuori. E siamo riconoscenti sebbene... Non avviene più come negli anni passati, ma finché Dio fa grazia porteremo la sua parola in tutto il mondo. E siamo realmente riconoscenti per le trasmissioni in diretta, affinché tutto il mondo possa ascoltare e vedere. E tutti quelli che non sono stati menzionati, che possa Dio benedirvi in modo speciale in ogni popolo, lingua e nazione. Talvolta qualcuno viene trascurato, l'uno o l'altro. Fratelli in tutto il mondo, siate convinti che Dio non trascura alcuno. Egli vede, egli ascolta, egli conosce ed egli benedice ovunque, laddove il suo popolo si raduna. E al nostro fratello Joseph chiediamo di portare i saluti a Kinshasa, i saluti a tutti i fratelli e alle sorelle, vi diamo i saluti. In Portogallo, in ogni nazione, vi diamo i saluti anche al nostro fratello Trapani possa Dio benedirti in modo particolare, Dio ti benedica in modo speciale. Recentemente la nostra sorella Trapani è stata chiamata a casa e lei è con il Signore. Il nostro fratello si è messo in macchina e ha viaggiato più di mille chilometri a prescindere dalla neve o da che genere di tempo vi fosse. I nostri fratelli dalla Romania hanno viaggiato 1600 chilometri in macchina per ascoltare la parola di Dio. Qui da Londra, Dio vi benedica. Possa Dio benedire tutti coloro che sono venuti da tutta l'Europa e anche da altre nazioni per ascoltare la parola del Signore. Che Dio ci benedica tutti e che possa essere con noi tutti fino alla prossima volta. E ricordatevi, Dio volendo, il primo fine settimana di aprile avremo delle riunioni speciali. E in questo luogo ringraziate il Signore per quello che Gli ha fatto e per la parte che egli ci ha affidato. E ciò che gli fa proprio adesso. Quanti credono il messaggio? Alleluia. Alleluia. Lode onore e gloria. Ci alziamo in piedi per la preghiera di chiusura. Fratello Smith, prego. Grande Dio, Signore nel cielo, le parole mancano per esprimere la grazia e la fedeltà per la tua santa parola, per la rivelazione della tua parola, del tuo nome e della tua volontà. Grazie a te. Non interpretazioni di uomini ma è la tua santa parola che ci è stata lasciata e che noi crediamo. Signore nel cielo, la tua parola rimane. Ogni cosa passerà, ma la tua parola rimane per sempre. Signore, ti ringraziamo. Ti chiediamo di benedire ciascuno di noi che abbiamo ascoltato. Benedici tutti coloro che sono presenti qui, benedici tutti coloro che sono collegati, che sono con noi nella mente e nei loro pensieri. Benedici dalle ricchezze della tua grazia. Ti ringraziamo. Per favore, benedici il nostro fratello che tu hai mandato. Noi non glorifichiamo alcun uomo, ma ti ringraziamo per il profeta nel nostro tempo. Ti ringraziamo anche per il portatore della tua parola in questo nostro tempo, che tu hai stabilito per distribuire il cibo. Facci grazia di venire alla tua tavola e banchettare con il cibo preparato, affinché riceviamo forza per completare la nostra corsa. Grazie, benedice il nostro fratello, accompagnalo e fagli grazia. Dagli istruzioni e dagli parole di conforto e di edificazione e di ammonizione. Ti ringraziamo per ogni cosa, nel prezzo nome di Gesù Cristo. Amen. Prima che cantiamo più vicino a casa, vorrei chiedere al nostro fratello dall'Iran se vuole venire qui di fronte, affinché possiamo pregare per lui affinché Dio possa benedirlo, che lo possa benedire anche in Turchia, essendo con lui. Amen. Che lingua preferisci? Inglese o tedesco? No, no, no tedesco. No, no tedesco. <laughs> <laughs> Caro Padre Celeste, benedici il nostro fratello in modo veramente speciale. Fa di lui un portatore della tua parola, del tuo messaggio divino. Benedici in Turchia, benedici in Iran, benedici ovunque, Signore, anche a Yerivan. Benedici ovunque, o oh Dio, e sii misericordioso affinché il tuo popolo possa ascoltare la tua voce e credere ed essere preparato fino al giorno glorioso del tuo ritorno. Noi ci rallegriamo, tu verrai presto e noi ti aspettiamo nel nostro tempo. E lo spirito e la sposa dicono: Vieni. E chi ode dica: Vieni. E ti ringraziamo che abbiamo ascoltato, che siamo venuti e tu ci hai benedetti. Caro fratello, sii benedetto con la benedizione del Dio onnipotente. Nel nome santo di Gesù. Amen. 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 Qual era il coro? Più vicino a casa.